Wow! Lax! Si è lavni kriugi neste! Ti simvanesti! Pedes lexon mi! Vajek! Topo! Vogliono uccidermi! Stai zitto! Sei accusato di omicidio! Non sono io il colpevole! Sono candido come un bimbo! Grazie, signor Vajek. Fammi uscire da questa gabbia. Sono ferito. Accusano me di omicidio. Me! Io rispetto sempre la vita. Ma certo che lo fai. Stai tranquillo, sei al sicuro. Grazie, signor Vajek. Idioti! E l'avni nu... Il vero colpevole è là fuori! Sta uccidendo i miei amici! Topo, adesso calmati e dimmi cos'è successo. Io ero alle terme insieme ad alcuni colleghi quando una legione mi ha fermato. Ma ti sei dichiarato innocente? Non è cambiato nulla. Mi accusano di aver ucciso Paolo Aurelio, lo strozzino, sgozzato come un porco. Aveva capelli rossi in mano, ma non i miei. L'ho incontrato, sì, ma quando ho lasciato le terme era più che vivo. Beveva e si divertiva con le puttane. Sono tante cose, ma non sono un omicida. Va bene, Topo. Io ti credo. Ma i romani non crederanno a uno storpio e a un egiziano. Abbi fede. Stai nascosto e aspettami ai giardini del Tempio di Zeus. Alle terme forse ci sono indizi sul vero colpevole. Παιδίαν, τι ουν γέγονε! Κεραυναίον δία, τι ουν τούτο έστι! Θεό μου! Κεραυναίον δία! So che Sminteo non è colpevole, ma devo scoprire chi è stato. I romani hanno chiuso le terme. Devo trovare un modo per entrare. Disinvan, pedes! Lexon, lexon! Tertium, facete nunc! Tertium nunc! Menzo quod doco erimus! Ah! Oi! Tibia! Ultimen quod! Tentatet! Oh.
Sei Macarissus. Quindi è qui che è stato ucciso. Il corpo è stato spostato. Devo trovarlo. C'è del sangue su questo strigile. Forse è l'arma che ha ucciso Paolo. Capelli rossi, ma sono crini di cavallo. Forse una parrucca. E così hanno accusato Sminteo. Tutte queste perline. Qualcuno ha rotto una collana. Che Paolo Aurelio abbia lottato con una donna. La spilla di un abito. E se fosse una donna la colpevole? C'è un messaggio del colpevole. Pagheranno tutti per i loro crimini. Qualcuno cerca giustizia. Sereno. Di morte, ma non solo. È profumo. Che cosa vuoi dirmi, Paolo Aurelio? Gli hanno ficcato qualcosa in gola. Un foglio. Che bobo smori, Vermis! Ficcato qualcosa in gola. Un foglio. Libererò Cirene dagli edonisti. La mia prossima tragedia colpirà il più grande attore di Cirene, Metrobio. C'è una firma. Vesta. 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 Perché ce l'hai con Chianella al piacere? Devo trovare questo attore prima che lo faccia quel bastardo. Thank you.
Perché Vesta ce l'ha con loro? E se fosse una prostituta che uccide i suoi clienti? Farmi del leone se voglio scoprire qualcosa di più. Ma credo sia la seconda vittima di Vesta. Sì, l'egiziano non ha paura. Lui ti salverà, Metrobio. Metrobio, la seconda vittima del criminale. Lui è rimasto ben poco. Un altro foglio. Metrobio ha detto addio al suo pubblico. Rimane solo il puttaniere e morirà nella tana del lupo. Vesta ha un certo gusto per il drammatico. La tana del lupo del puttaniere deve essere il bordello. È come immaginavo. Vesta è una prostituta e sta cercando suo padre. Devo trovarlo prima che lo faccia lei. Stulti sanguinem damnatus! Venit in! Wow! Ormai è tardi. Un altro messaggio. Deve essere il puttaniere. Padre, sei morto. Ora sarai in pace, madre. Per gli dèi. Questa veste è pazza. Ecco fatto, madre. Ora è tutto finito. E presto verrò a trovarvi entrambi. Non posso fermarmi, né vivere senza di lei. Perché li hai uccisi tutti? Ho conosciuto la disperazione. Questa non si prostituiva, ma sua madre, sì. Spero che nella Duat troverai pace. Devo tornare da Sminteo. Wow! Idiodim! Oran Bulimit! Trovato il colpevole? Sì. Era il figlio di una prostituta. Quando lei è morta, non ha retto al dolore. Credeva che lei non avrebbe avuto pace se non trovando suo padre. È morto? Mi spiace, Topo. Ragionarci è stato impossibile. Ho le sue lettere. Raccontano una storia tragica. Mi spiace. Che tristezza. Che farai ora?
I romani ti daranno la caccia. Ho un piano. Una nuova vita ad Apollonia, là dove posso sentire il profumo del mare. Passa a trovarmi un giorno, Bayek. Buona fortuna, Topo.